Bentornati in questo caso nello studio in telechia. Una cipolla, tanto per cambiare, una cipolla sulla scrivania. Una cipolla sulla scrivania a rappresentanza di del tema di cui voglio parlare oggi. Tanto per cambiare, come si sarà capito in questi giorni le cipolle mi stanno particolarmente a cuore. tra l'altro è orribilmente ferita quindi non la potremmo tenere da seme ma la valorizzeremo per l'alimentazione perché qui è molto facile che incomincia a fare del marciume allora eh, torniamo soltanto a mostrare la parte bella come se fosse in tonza la cipolla ancora oggi gloriosamente ricevo domande su come si coltiva la cipolla quando bisogna seminarla se è meglio seminare i bulbini o le piantine, quando bisogna trapiantarla, eccetera, eccetera, eccetera. E nonostante sia un tema di cui si è parlato più e più volte, mi sono detto, proviamo a parlarne ancora una volta. E come proviamo a parlarne? Proviamo a parlare con un video. E mi sono detto, sì, ma ci sono talmente tante cose da dire sulla cipolla che potrebbe essere necessario magari scrivermelo questa volta, perché andare a braccio per parlare della cipolla, che è un tema, a mio parere, quasi enciclopedico, ho detto, ho detto dai, cominciamo a scrivere, scriviamo qualche paginetta, un, un breve tutorial, un video denso, sintetico, molto breve, però esaustivo. Ebbene, sta diventando un'enciclopedia, ovviamente. Quindi questa enciclopedia, l'enciclopedia della cipolla che va avanti e va avanti e va avanti, io a un certo punto mi sono detto trascriviamola, perché sono arrivato alla fine della sua composizione, trascriviamola, portiamola sul blog di Campo Madre, facciamoci un, uh, un post, <coughs> un articolo appositamente dedicato, che ora qui è in fase di, di trascrizione. E l'idea qual è? L'idea è quella di, da questo testo, avere sia un articolo e poi realizzare anche un video, da, inte da integrare anche nell'articolo, per generare questa piccola enciclopedia della coltivazione della cipolla. Quindi ecco, ci tenevo, ci tenevo a dirvelo ragazzi, Sta, si sta arrivando a questo, a questo risultato, si sta lavorando per arrivare a questo. Senza la pretesa che questo metta, metta fine al, alle domande sulle cipolle, perché la cipolla è un tema talmente tanto ricco che ci auguriamo non finiscano mai le domande, ci auguriamo che continui per sempre la ricerca di conoscenza verso questo tema. Ebbene. Mi faceva piacere condividere con voi questo momento di laboriosa lavorazione, mentre questi fenotipi di miglio raccolti nell'orto dalla piantumazione effettuata con il dolce Fifo ci fanno compagnia. Eccoli qua, rappresentanti di questa popolazione evolutiva che sta nascendo. Che dire, io ti auguro un buon attimo presente e ti mando tanti bacetti, con fiducia di poter condividere presto questo discorso enciclopedico sulla cipolla. Ma, a titolo informativo, se andate sul blog di Campomadre e cercate, e cercate nella sezione blog, sicuramente lo troverete come articolo in allestimento, qualora vo voleste già spulciarlo. Tanti bacetti. Vi voglio bene.